IVANA TARRICONE, classe 1981, psicologa e psicoterapeuta. Buonasera. Cosa spinge un giovane studente ad innamorarsi della psicologia? L'interesse per l'essere umano e sicuramente la capacità di condividere con gli altri. De André cantava: "Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci a spiegarlo con le parole". È proprio in quel caso che c'è bisogno della figura dello psicologo? No. Di Andrea riuscito a esprimere con il suo talento tutto il suo mondo interiore. Per essere bravi psicologi, quanto occorre essere? Pazienti! Molto. Orgogliosi. Molto se ti piace quello che fai. Calmi. Molto. Altruisti. Un po' meno. Emotivi. Poco. Sinceri. Sempre. Sosteneva Pablo Picasso. Bisognerebbe lavorare con la stessa serietà dei bambini mentre giocano. Quanta verità c'è dietro questo aforisma? È una verità assoluta. Per i liceali, Freud era un triplo sentimentalmente represso. Per te, invece, chi era e cosa ha dato alla psicologia? È stato fondatore di un orientamento, il primo, quindi ha ispirato sicuramente gli altri. Il paziente che vorresti avere. Tiziano Terzani. Per uno psicologo, com'è sintetizzabile il bisogno di religione? Il filosofo inglese Pascal diceva: Scommetto che la religione esiste per non rischiare di andare all'inferno. Vediamo un piccolo video. spaventato ma il tenente Dan era impazzito Ora si può fare pace con Dio proprio come fa il capitano Dan in Forest Gump. Se lui è d'accordo, sì. Smentiamo un po' di luoghi comuni, sei d'accordo? Tutti gli psicologi non sono credenti. Falso. Si innamorano dei loro pazienti. Vero. Si ammalano delle malattie che curano. Vero. Fumano tutti per superare il nervosismo post seduta. Falso. Per disperazione vanno in programmi televisivi con conduttori strani. Per farsi dare la stremonzione. Quanto incide la paura nelle scelte delle giovani generazioni? Il terrorismo psicologico oggi incide più della paura, purtroppo. Il bisogno continuo di conferme, l'abbattimento del merito, il proliferare di palestre ed estetisti, anche per uomini, sono un po' la spia di un'insicurezza di base. Sono oggetti rassicuranti ma anche facili distrazioni, dipende da che significato gli, gli vuoi dare. I sogni sono la rappresentazione onirica di un desiderio represso. Quanto c'è di vero in questa riflessione? Lo capirò quando finirò di leggere per la seconda volta Freud. Qual è il primo pensiero che hai quando vedi un nugolo di bambini giocare e divertirsi? Venite con me alla fattoria dell'esperienza. Qual è il primo pensiero che hai quando vedi un nugolo di lavoratori lamentarsi e scocciarsi? Vi ci vorrebbe la fattoria dell'esperienza. Cerchiamo di far luce su alcune sindrome di uso ricorrente nel linguaggio comune, ma di difficile comprensione. Cosa è il burnout? La sindrome dei lavoratori. La depressione? L'effetto di un progresso troppo veloce. L'ipocondria? La malattia dei sani. Il bipolarismo? Una risorsa per molti artisti. Lo stress. È la corda di una chitarra molto tesa. Il mobbing. È una violenza psicologica non riconosciuta spesso. L'amore. Puntini, puntini. I bambini di una volta non avevano internet, non avevano cellulare e nemmeno la PlayStation. Che differenza generazionale c'è fra quei bambini e quelli di oggi? Potranno giocare fino a 50 e 60 anni. Favorevole o contraria alla riapertura dei manicomi? Dobbiamo sicuramente progredire, quindi non possiamo tornare indietro, però bisogna garantire un'assistenza migliore a, alla gente che ha bisogno di, di aiuto. Lucio Dalla cantava Telefonami fra vent'anni, io adesso non so cosa dirti, come a dire che quando non c'è nulla di importante da dire forse è meglio star zitti. Ma tu come ti immagini fra vent'anni? Telefonami tra un paio d'anni, adesso non so che dirti. Ciao. parte al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari in studio Silvia De Sandi. In primo piano la cronaca con gli arresti di tre persone ritenute vicine al pericoloso clan telegrafo egemone al quartiere San Paolo, i particolari della cronaca da Cristina Ferrigni. La presenza in un luogo noto del quartiere di appartenenti al clan telegrafo Montani con quell'armamentario già pronto all'uso. Uh, in concomitanza con la presenza di persone strane, doveva avere una chiave di lettura diversa da quella della. Della, diciamo, della del porto di detenzione di armi eh, Tukur. È scaturito dal blitz della polizia in un appartamento del quartiere San Paolo avvenuto il 24 settembre dell'anno scorso. L'arresto di di tre persone ritenute vicine al clan Telegrafo Montani. Le ordinanze di custodia cautelare sono a carico di Arcangelo Telegrafo, 23 anni già in carcere, di sua moglie Anna Vitale e di Alessandro Ruta, 28enne sorvegliato speciale. A vario titolo dovranno rispondere di detenzione, porto di armi da sparo anche clandestine, ricetta distrazione distorsione aggravata. Gli arresti sono frutto dell'indagine avviata dalla squadra mobile di Bari che nove mesi fa, nel corso di un'eruzione in un condominio del San Paolo, aveva arrestato in flagrante lo stesso arcangelo telegrafo Francesco Mastro Giacomo, Luca Ranave, Claudio Violante e Giuseppe Chiedi per detenzione di armi e ricettazione. Nell'appartamento un vero e proprio arsenale tra pistole e munizioni. Allora sfuggì alla cattura Alessandro Ruta. Entrambi i destinatari diciamo, maschili dell'ordinanza, quindi sia Telegrafo Alcangelo sia rudo Alessandro, sono soggetti che noi riteniamo apicali all'interno del clan e quindi averlo assicurato alla giustizia eh, sicuramente è un ottimo risultato operativo non soltanto in relazione all'indagine ma in genere eh, nell'ambito delle dinamiche eh, criminali attuali particolarmente fibrillanti. 33 avvisi di conclusione delle indagini da parte della Procura di Bari sono stati notificati da agenti della squadra del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia residenti nelle province di Bari e Caserta nell'ambito di un'inchiesta su un'associazione per delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli di grossa cilindrata. Le basi dell'organizzazione erano a Santeramo in Colle e Villa Literno. I campani provvedevano al furto in tutta Italia degli automezzi, alla loro contraffazione e alla successiva con l'utilizzo di carte di circolazione tedesche rubate in Germania e annotate con dati riconducibili ad analoghi veicoli realmente esistenti e circolanti in quella nazione. I malfattori baresi provvedevano a rimettere i veicoli sul mercato ad acquirenti spesso all'oscuro della loro provenienza. Emergenza immigrazione. Il Cara di Bari al collasso in previsione dell'arrivo di una nuova ondata di migranti. L'amministrazione cittadina deve fare i conti con la mancanza di strutture pronte all'accoglienza. L'intervista all'assessore al welfare Francesca Bottalico. Sentiamo. Il comune mancando, l'ente locale è un po' solo in questa risposta che molto spesso è di tipo emergenziale. Mancando una politica generale, eh, proprio su, su, specialmente sulle seconde accoglienze, mancando anche dei fondi ad hoc che permettano non soltanto diciamo, l'accoglienza all'interno degli SPRAR, che è uno dei servizi che attualmente il comune offre, tanto uno SPRAR per adulti e uno SPRAR per minori, di cui stiamo aumentando. Abbiamo appena comunicato al ministero il desiderio di aumentare. Diciamo, il bisogno di aumentare i posti si attrezza come può. Il comune ha ottenuto anche un finanziamento straordinario per allestire unità abitative autonome, in questo caso parliamo del capannone ex set È un, diciamo, un contributo straordinario che è stato richiesto al ministero proprio sull'emergenza del gruppo dei 100 migranti che occupavano abusivamente la struttura di Santa Chiara. Oltre ad avere diciamo, dalla provincia l'autorizzazione dell'utilizzo di Villa Rotta per l'accoglienza diciamo, nell'immigrazione immediato, anche se i tempi per problemi burocratici, per autorizzazioni non dipendente dall'amministrazione comunale sta ritardando. Bari oggi è una città in grado di far fronte all'emergenza, ci sono le strutture di accoglienza. Noi facciamo quello che possiamo, però chiaramente non può essere infinita questa accoglienza, specialmente se deve essere un'accoglienza di qualità. E parliamo ora di raccolta differenziata. Telebari risponde alla segnalazione di un residente di Poggio Franco. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. I cassonetti per la raccolta differenziata non mancano di certo, ma il problema in via di Appoggio Franco è sotto gli occhi di tutti. Bidoni stracolmi a qualsiasi ora del giorno e un conferimento non troppo corretto. Telebari risponde alla segnalazione di un residente disgustato da quanto accade. Vetro e plastica negli stessi sacchetti, bottiglie rotte lasciate per terra e come dimostrano le immagini, rifiuti ingombranti e abbandonati per strada. Una lavastoviglie, pezzi di mobili, ante e tantissime doghe di legno accatastate una sull'altra uno stand di panni adagiato su un cespuglio. E a rendere tutto ancora più grave, mattoni in cemento lasciati per strada, pericolosissimi per auto e passanti. A soli due passi, una porzione di giardino completamente abbandonato, vittima dell'incuria e del degrado. Raccolgono la differenziata troppo di rado, denunciano i residenti, e questo accumulo insopportabile ne è la conseguenza. Ma dall'amio rassicurano domani mattina il problema sarà risolto. La comunità portoghese residente nella regione Puglia festeggia assieme al console del Portogallo a Bari Pierluigi Rossi la ricorrenza di Sant'Antonio patrono del Portogallo presenziando la quindicesima edizione del corteo storico dedicato alle scene della vita del santo nato a Lisbona che si terrà il 12 giugno a Bari nelle vie del centro organizzato dalla parrocchia di Sant'Antonio e patrocinato dall'Arciconfraternita di Maria Santissima della Pietà e di Sant'Antonio un'ulteriore condivisione dei valori religiosi e culturali, figli di una comune radice storica che contribuisce a rafforzare i rapporti fra la cittadinanza locale e la nutrita presenza portoghese in Puglia. In arrivo nuovi voli per la Grecia dall'aeroporto Carol Voitila di Bari la compagnia Volotea Italia si espande e guadagna un più 28% sul numero dei passeggeri rispetto allo scorso anno il servizio. Volotea sempre più presente in Puglia, in particolar modo da Bari a breve i nuovi voli. Esattamente, ormai da Bari voliamo verso 11 destinazioni, di queste sono due le novità del 2015. Abbiamo già iniziato ad operare i voli per Atene, che sono attivi due volte la settimana, e entro la fine del mese iniziamo ad operare anche i nuovi voli per Schiatos. Saranno quindi 5 in totale le destinazioni che Volotea raggiunge da Bari verso la Grecia. Infatti, oltre ad Atene a Schiatos, ricominceranno anche anche i voli per Mykonos, Santorini e Creta che già operavamo lo scorso anno. Questi vanno ad aggiungersi alle altre destinazioni estive che sono Palma di Maiorca e Ibiza, che inizieranno sempre a fine mese, e alle destinazioni italiane che operiamo tutto l'anno che sono Verona, Venezia, Bari e Catania. Che incremento di passeggeri in questi anni ha raggiunto Volotea? Allora, dall'inizio delle nostre attività presso gli aeroporti di Bari e Brindisi abbiamo trasportato oltre 346.000 passeggeri e solo quest'anno abbiamo in vendita 296.000. 9.000 posti e ciò significa un più 28% rispetto all'anno passato. Programmi per il futuro. L'obiettivo è continuare a crescere anche dall'aeroporto di Bari e non solo, anche da quello di Brindisi. Entro la fine dell'anno comunicheremo tutte le novità per il 2016. Fa a Bari Esportando la Puglia il progetto promosso dall'Assessorato regionale allo sviluppo economico in occasione dell'Expo di Milano. Sei grandi eventi che fino ad ottobre permetteranno di sponsorizzare i prodotti agroalimentari pugliesi nel mondo. Il primo incontro si è tenuto questa mattina a Bari dove operatori vitivinicoli provenienti dagli Stati Uniti durante un workshop hanno potuto apprezzare i vini pugliesi e conoscere gli imprenditori vinicoli della regione. Il mercato USA è un mercato importante per. Per la Puglia, ha detto Loredana Capone, assessore allo sviluppo economico della Giunta Vendola, che ha continuato l'export pugliese verso gli USA nel settore agroalimentare ha superato i 50 milioni di euro nel 2014. Si chiama Eugenio Macchia ed è un jazzista barese che sta emergendo sul panorama musicale internazionale. Tanti premi vinti e altrettante collaborazioni. Lo ha intervistato per noi Barbara Cirillo. Amore a prima vista con il jazz, il tuo percorso è partito da quello, poi c'è stato ovviamente anche uno studio, una ricerca che ti ha portato oggi a cosa? Sì, all'inizio era tutto molto istintivo, poi ho capito, ho percepito la necessità di saperne di più, e ho dovuto approfondire il discorso attraverso gli studi con i grandi maestri dai dischi e attraverso le masterclass in giro, un po' come fanno tutti i musicisti di jazz. L'ultimo lavoro discografico a quando risale? L'ultimo lavoro è In Between, uscito per a One Record Piano Series con Marco Valente. È un disco in cui ho diciamo, eh, documentato un po' quel, il, la volontà di ecco, scrivere musica, in parte dedicata al trio acustico, in parte dedicata al Fender Roads Trio. Ed è un disco appunto uscito nel 2012 ed è un disco che ancora ascolto con molto piacere con Nicola Angelucci e Dario di Lecce. Quali sono invece i tuoi progetti futuri? Il mio progetto futuro è registrare presto un nuovo disco in trio, eh, eh, diciamo che è un lavoro a cui tengo molto perché lo considero un po' il lavoro della maturità, per così dire. Quindi eh, è quello che eh, mi interessava era approfondire il discorso compositivo e spero di registrarlo entro dicembre con una ritmica americana molto famosa. Ed ora vi lascio al meteo più tardi con l'informazione di Telebari. Il meteo è offerto da Civetteria Atelier e a Bari in via Dante 14. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, al nord, schiarite con transito di velature sparse. Al centro, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Al sud, schiarite prevalenti, ma con possibili In brevi temporali. Al nord, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Al centro, nubi e schiarite, con possibili piovasche. Al sud, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. Al centro, bel tempo, con cieli sereni. Al sud, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, al nord, schiarite alternate a nubi sparse. Al centro, schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali. Al sud, schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali.